E direttamente dalla cupola di Milano. Buongiorno a tutti ragazzi, io mi chiamo Marco Caotico, se non mi conoscete ovviamente vi invito a iscrivervi al canale. Ciaoone a tutti quanti quelli che già mi conoscono. Oggi andremo insieme a City Life a Milano per andare in una clinica per vedere se possiamo fare qualcosina per questo visino oppure no. Ovviamente outfit che fa cagare, sono già vestito anche se di merda. Adesso andiamo perché è tardissimo, via! Pronto per uscire, raga. Questa è la busta di Gucci perché ho comprato la sciarpa. Non so se avrò già montato lo short, ma penso di no, perché comunque il vlog uscirà prima dello short. Vabbè, non diamo retta a questa cosa. Comunque mi sono reso conto che la sciarpa sul retro, l'etichetta è staccata, è un po' staccata sulla sciarpa. Visto che costa 330 euro, voglio passare un attimo da loro per vedere o se mettono un punto sull'etichetta o se me la cambiano direttamente. Mettiamo anche a dura prova, insomma, la customer care di Gucci. Quindi muoviamoci perché è veramente tardi. La cosa più brutta quando si hanno minuti contati, come stamattina, è che non si fa nemmeno in tempo a prendere un caffè. E io senza un buon caffè divento nervoso, anche se l'ho preso a casa alla fine, però comunque il caffè, sapete, no? Sono un po' agitato stamattina, non so se si vede, quindi mi sarebbe piaciuto prendere un caffè, però a Milano per prendere un caffè bisogna fare la fila. Meno male, stavo salendo sulla metro per Bisceglie, invece dal centro devo andare verso Rho. Questa è la linea lilla della metro, è proprio nuova, è diversa, eh. Ok, ci siamo. Questa metro dovrebbe proprio stare nel palazzo di City Life, cioè quindi praticamente usciti da qua dovremmo stare direttamente a City Life dove sta proprio la clinica. Spero, cioè voglio sperare. Comunque, con il fatto che si è fatto tardi, con il fatto che sto facendo questo vlog, mi sono un po' distratto, però adesso che ci ho pensato ho un po' di ansia. Arrivati a City Life. Tappa caffè, il bar è bellissimo, guardate. Arrivato fuori alla clinica, eccola qui, Unico, entriamo. E i Ferragnez abitano lì. Dovrebbe essere uno di quelli lì, dovrebbero. Non sono mai stato a casa loro a mangiare. C'è da firmare un po' di roba, eh. Direi che vedo, viso tuo molto squadrato, forte il mento, una cosa come ti ho detto positiva. Cerchiamo di trarne più vantaggio possibile. Contrasto un pochettino con l'angolo della mandibola, che vedo un po' deciso. Tu bruxi sicuramente un pochettino di notte, ti capita? Non lo so, però. Tendi a stringere un pochino i denti. In ogni caso, vedrai meglio, un pochettino meno deciso l'angolo della mandibola, adesso ti spiego come potremmo fare, ma cominciamo dall'alto. Ok ragazzi, abbiamo fatto un preventivo di tutto e adesso iniziamo con il naso, poi vi spiego tutto quello che abbiamo fatto, tutto il progetto che c'è, insomma, iniziamo con il naso. Luglio 1900. Già è un altro corpo. Procede veramente bene. Il dottore ha le mani d'oro. Grazie. Io sono un tipo ansioso, però guardate, la mano ferma. Ormai mi conoscete. Adesso farò un puntino qui. Già così abbiamo un bel risultato. Ancora non ti ho toccato questa parte. Ti faccio vedere com'è. Wow, cavolo, pure qualcosa Negli dentro. occhi, certo, perché diminuisce, riempiendo questo vuoto, questo spazio, diminuisce lo spazio dal punto di vista visivo, cioè gli occhi sembrano alla distanza giusta. Questo Sì. quando era qua scavato gli occhi sembravano troppo vicini. Esatto, Adesso invece è come se gli occhi si fossero Un messi po' alla più distanza aperti, giusta. è vero, sì. Allora, abbiamo due possibilità, guardate lo specchio, teniamo così.
Oppure ti metto una nanogoccia di prodotto in questo punto qua. Questa parte qua diventa un pochino più bilanciata rispetto all'altra. Sto facendo col compasso, la punta del naso non deve mai diventare rosso violacea. Raga, mi metto così perché il risultato ve lo faccio vedere tra poco. Comunque alla fine ho fatto il trattamento, lo so, mi sento ridicolo con la mano così, però voglio farvelo vedere dopo con calma a casa. Ci vediamo tra un attimo, adesso andiamo a pranzare. Arrivato il piatto, raga, solo riso, risotto con totano e rosmarino. Leggero, leggero. Buon appetito. Raga, ho mangiato, il risotto era buonissimo, lo so, sono ridicolo, ma non vi aspettate chissà che cosa, però c'è un risultato e poi vi dirò tutto. Comunque adesso torniamo a casa così ne parliamo. Sto prendendo la metro, ci sono le borseggiatrici. Raga, adesso passo prima in Monte Napoleone per fare il cambio della sciarpa, sperando che me la cambiano, insomma, e poi torniamo a casa. Voi restate qui connessi e lasciatemi un bel like per questa prova di coraggio che sto facendo. Vi mostro il naso rifatto in questo momento. Mi trovo a San Babila con Don Cristiano! Anche lui con il viso rifatto, Ah, ovviamente. Appena fatto. grande! Per noi ti chiamissima comunque. Ahissima, vabbè. Onissima allora. Baissima 91. 91. No, comunque. Raga, ormai il naso l'avete visto, quindi sto un attimo da Gucci. Nel frattempo ho incontrato anche Giuseppe e stiamo cambiando un prodotto, appunto la sciarpa che non andava bene, poi dopo vi spiego tutto. Ovviamente ci siamo incontrati con Cristiano, è stato simpaticissimo, dopo vi spiego tutto. Ok, ci siamo quasi, metro presa, 2 secondi e torniamo a casa. Appena tornato a casa, ragazzi, sono veramente contento di avervi fatto vedere il mio nasino, nasone, rifatto, se così possiamo dire, in compagnia di Cristiano, che è da sempre uno dei miei creator preferiti in assoluto. Lo seguo tantissimo, ormai lo sapete, ed sono stato veramente felicissimo di incontrarlo. Ci siamo fatti una bella chiacchierata. E se Cristiano stai guardando questo video, ti lancio un appello in diretta. Se ti fa piacere, magari prossima volta che salgo a Milano, perché tanto salgo almeno una volta, 2 volte al mese, al massimo ogni 2 mesi, così ci possiamo prendere un caffè, magari ci facciamo una bella chiacchieratina. Detto ciò, persona simpaticissima, veramente tantissimo, umilissimo, e insomma ti mando un abbraccio veramente. Mi ha fatto tanto 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 piacere che questo nasone, insomma, sia stato rivisto così proprio con la tua presenza. Sono veramente contento, grazie. Che cosa è successo? Raga, vi faccio un excursus molto 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 breve. Ho cambiato la sciarpa da Gucci, meno male, è veramente stata super super gentile, me l'ha cambiata praticamente in un secondo. L'unica cosa mi ha fatto notare che su tutte le sciarpe, siccome il cartellino è molto pesante, si appende e ci mettono giusto un punto in, diciamo, i sarti, insomma gli artigiani che fanno le sciarpe, perché molte persone poi la tolgono, anche se in realtà, cioè, se la togli, boh, non lo so, io non la toglierei, insomma. Comunque mi ha detto che può capitare, me l'ha cambiata senza nessun tipo di problema e insomma la ringrazio ovviamente. Pa chiusa parentesi Gucci. Ho qui il preventivo che per una questione di privacy, diciamo, non faccio proprio vedere, anche perché ci sono tutti i miei dati. Però vi voglio spiegare la clinica che cosa mi ha detto, che cosa mi ha consigliato di fare e che cosa invece io alla fine ho fatto. La clinica, ve lo posso dire, si chiama Uneco e sta praticamente proprio dentro City Life, sostanzialmente, dove sta il centro commerciale, se è un centro commerciale, di fronte il palazzo dei Ferragnez, per intenderci più o meno. E pure che io dico sempre il palazzo dei Ferragnez, ma magari non è quello il palazzo dei Ferragnez. Vabbè, facciamo finta che ho ragione, che è quello. Allora, mi hanno consigliato per il mio visino 29enne, un pochino sceso, di aggiustare un pochino la fronte per correggere queste.
le rughe di espressione, diciamo le rughe sulla fronte, perché dicono che anche se sto a riposo, sono una è un pochino più evidente, quindi poteva essere occorrente farla, insomma. Come seconda cosa, il rino filler per il naso. Come terza cosa, l'acido ialuronico nel contorno labbra per andare a non cambiare o modificare, portare però un pochino più in simmetria il labbro superiore e dare, diciamo, anche proprio alle labbra un aspetto un pochino più alle labbra superiori più carnoso come quelle lì inferiori. Poi mi hanno consigliato acido ialuronico, solco lacrimale, occhiaie solco lacrimale. Quindi qui, questo ovviamente lo sapevamo tutti quanti, me lo dite sempre che ste occhiaie, insomma. Cristiano, se per assurdo stai guardando questo video, ne abbiamo parlato, insomma, di ste occhiaie. Poi, acido ialuronico, zigomo destro e zigomo sinistro, ovviamente, altrimenti sembreremo zombie peggio di quello che non sono. E me l'hanno consigliato e mi hanno consigliato infine una cosa che non mi aspettavo, cioè la tempia, cioè sia di qua che di qua per fare un pochino di lifting. Ovviamente il dottore, che è bravissimo, ragazzi, veramente bravo, 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 mi ha detto, questi sono trattamenti che andremo a fare in maniera del tutto naturale. Cioè, quando tu ti andrai a guardare allo specchio, dirai: ah, però sembra che sono stato 15 giorni al mare, ho la pelle bella riposata, insomma, un contouring accurato. Non è che poi ti vai a vedere allo specchio e sei Ornella Vanoni, o peggio, Patty Pravo, che è una grande, adoro. E allora, che cosa ho fatto alla fine? Allora, raga, io ci provo, mi metto alla luce così mi vedete meglio. Ah, guardate tu, guardate tu, guarda, guarda tu. Non mi tocco perché mi fa un po' senso, vi dico la verità. Ovviamente, raga, non mi dite hai il naso storto perché lo so, il setto nasale deviato, cioè almeno non me lo dite per favore, tanto già lo so. Però vi metto la foto del prima e la foto del dopo. Dopo che ho finito di parlare e vi rendete conto della differenza. La gobbetta è tolta, la punta è un pochino più all'insù, molto molto meglio. Vedete? Cioè, io veramente amo, cioè mi guardo e non ci credo. Eccolo qui. Allora, qui si vede ancora la punturina, eccola, vedete? Qui è sparita la gobba e la punta è un pochino più all'insù e le narici adesso sono un pochino più simmetriche. Infatti qui ho un'altra punturina. Una qui e una qui. Ah, e una pure qua, mi sa. Vabbè. Madonna, che faccia. Raga, allora, alla fine, secondo me la differenza c'è. Chiaramente la differenza dovete anche vederla voi, perché io vi metto il prima e il dopo, però tutti quanti noi conosciamo i nostri difetti. È chiaro che se io, ad esempio, vi dico che qua, no, c'ho un brufoletto, vedete? Io me lo vedo sempre, voi magari non ci fate caso, quindi se io me lo tolgo voi dite vabbè ma non si vede, chiaramente ognuno conosce i suoi polli, insomma i suoi difetti, quindi sono contento di aver fatto solamente il rino filler perché innanzitutto volevo provare, secondo di tutto è comunque, cioè prendere fiducia con un dottore e tutto quanto è molto molto, è una responsabilità importante, insomma, e anche economicamente, nonostante non siano cifre inarrivabili, insomma, però comunque sono cifre importanti e bisogna stare attenti a spendere il giusto e soprattutto dalla persona giusta, perché poi ogni dottore può andare più o meno bene per qualcuno. Nel mio caso, una dottoressa in particolare a Roma, giù, mi ha detto: guarda, per il naso non possiamo fare niente, ti devi fare l'intervento. Ok, avevo visto però che quell'azienda, cioè quella clinica faceva anche gli interventi chirurgici, quindi ho detto forse mi vuole spingere verso l'intervento, però io gliel'avevo detto a priori l'intervento non voglio farlo per il momento. E invece lui mi ha illuminato perché è stato sincero, cioè me l'ha detto che saremmo andati solo a dare una forma migliore soprattutto di profilo, però chiaramente, cioè se l'osso non è così, ma è un pochino più così. Perché c'è il setto nasale deviato, se non prendi martello e scalpello, non c'è filler che tenga. Quindi sono contento. Altro, nient'altro. Potrebbero esserci in questi giorni delle reazioni. Mi ha detto che se per assurdo dovessero presentarsi, ho il suo recapito per contattarlo, insomma, quello dell'assistente per contattarli, eccetera, eccetera. Quanto è durato? Quanto è costato? Tutte le altre domande, non lo so, che vi possono venire in mente, me le fate magari qui sotto nei commenti.
e io vi risponderò poi in un altro video, perché altrimenti sto vlog non finisce più. Anche perché ci ho pensato bene, e lo sapete che per me il vlog inizia la mattina e finisce la sera, però voglio chiuderlo qua perché ho una contentezza sia del Rhino Filler, che comunque mi è piaciuto l'effetto, sia del fatto che devo fare il video delle box di Tiger che ho trovato lì vicino Corso Buenos Aires, insomma. E terza cosa, voglio chiuderlo proprio con la contentezza di aver incontrato Cristiano, che ripeto è stato veramente una persona eccezionale, veramente un grande, e quindi voglio chiuderlo con questa contentezza. Sarebbe inutile portare il vlog fino a stasera, insomma, nella fretta, nella cosa, anche perché domani dovrei partire in teoria. Sì, domani dovrei partire, non lo so, non ci sto capendo più niente, però insomma voglio chiuderlo qui, non voglio forzarmi, diciamo così. Ragazzi, ragazze, ci tengo solamente a precisare una cosa. Una la voglio dire qua e poi dopo chiudo. Se per assurdo vi viene in mente l'idea di andarvi a fare una punturina ovunque siete, ovunque, chiunque siete, ovunque siete, mi raccomando, solamente a due cose. La prima, non abbiate fretta, cioè se c'è bisogno di aspettare un po', aspettate. E allo stesso tempo, se c'è qualcuno che vi dice devi venire fra un anno oppure fra 2 anni, cambiate strada, cioè sentitemi, cambiate proprio strada, perché secondo me, cioè, le tempistiche ok, però insomma, tempi umani, cioè voglio dire, un conto è che uno mi dice aspetta una settimana o to un mese, un conto è che uno mi dice aspetta 2 anni, cioè da qua a 2 anni famosi pure una grattata, però cioè voglio dire, manco so se ci sto, manco so se voglio farlo ancora, cioè queste sono cose che se ti vengono poi dopo la sveglia, queste sono cose che se ti vengono poi le devi fare subito, se no non le fai più, quindi questa è la situazione. Seconda cosa che vi volevo dire, mi raccomando, se c'è qualcuno che vi dice non andare, non fatelo, fregatevene. E se c'è qualcuno che invece vi dice fallo perché fai schifo, ad esempio, oppure fallo perché ti servirebbe, non lo pensate allo stesso modo, fregatevene. Fate solo una cosa del genere se dovete farlo per voi stessi. Cioè, io l'ho voluto fare per me stesso. Chiaramente ho voluto rendere anche voi partecipi di questo evento, che per me poi è un evento perché è la prima volta. E per tutte le altre domande, lo rifarai, non lo rifarai, scrivetemi qui sotto nei commenti perché ci faccio un video a parte, anche perché penso di aver detto tanto, quindi già il vlog dovrebbe durare 20, capite che non è possibile che io metta nel video tutte le cose che ho detto fino ad ora, quindi sicuramente qualcosa l'avrò già tagliata, però niente ragazzi, questo, grazie per avermi fatto compagnia, per essere stati con me anche oggi, grazie ancora alla clinica Juneco e vedremo nei prossimi giorni come andrà, perché dice che fra 2 o 3 giorni il risultato sì, concretizzerà ancora meglio. Grazie a Cristiano per essere intervenuto in questo vlog che intitolerò epico, pazzesco, sono super contento. Grazie a tutti voi che avete visto questo video. Se vi fa piacere, se vi va, se non vi cambia la vita, lasciatemi un bel like per supportarmi. Vi mando un bacione, un abbraccione gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! PS, 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 ragazzi, guardate che cosa ho trovato fuori da Gucci, ma non oggi, o ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, un Penny americano, e secondo me questo, non lo so, porta fortuna, non lo so, non so nemmeno quanto vale, però lo terrò per ricordo, sicuramente. Ciao!